Bene, detto questo, darei veramente inizio alla nostra serata, che si compone di più momenti, questo l'ho già detto, il primo dei quali è questo momento di ricordo e di riflessione sull'opera di Ercole Hugo d'Andrea, poeta catanese, purtroppo scomparso da pochi mesi. E qui sono intervenuti amici che lo ricorderanno, lui con la sua opera. Primo fra questi a introdurre questi lavori è il dottore Enrico Longo, che la maggior parte delle persone catanesi, tutti catanesi sicuramente non hanno bisogno che glielo presenti, ma siccome so che ci possono essere anche persone non di Gradone o che per motivi diciamo più disparati e diversi non hanno avuto modo di incontrarlo e conoscerlo prima, brevemente. Dirigente scolastico, ha ben 41 anni di servizio spesi nella scuola, sia come insegnante, sia come prima appunto direttore didattico e poi ora dirigente, laureato in pedagogia presso l'Università degli Studi di Lecce. Già da allora si interessava di pensiero e pensiero religioso. La sua tesi riguarda appunto il pensiero religioso di Antonio Aiotta. Passo subito la parola al dottore Longo, ringrazio nuovamente. Iniziamo dagli amici e poi proseguiamo con gli esperti, con i tecnici. Io mi reputo soltanto, ma è già tanto, un amico povero, del caro Ercole D'Andrea. Ringrazio sicuramente l'MCE, il piccolo principe, che ha avuto una magnifica idea. La poesia va rispettata, va esaltata. Non troppi concorsi di poesia, non troppi. Non esiste una didattica della poesia. La poesia la si vive e la si assorbe. Questa sera noi, grazie al professor Sforano, professore Pisarò, vivremo anche la poesia. Mi auguro anche di farvi vivere qualche cosetta io, ma saranno cose molto semplici. Suo amico ed estimatore lo sono sempre stato. E sono certo che lui ciò sia stato pienamente consapevole. La mia amicizia, in vero, ha abbracciato altri membri della famiglia. Ho conosciuto la madre, che per particolare coincidenza mi ha consegnato la classe nel momento in cui andavo in pensione, io arrivavo a Gradone. Ricordo ancora le raccomandazioni che mi facevano, mi raccomandò i bambini ad uno. Conosco la sorella Rita e la moglie Silvana, ottime figure educatrici, colte e impegnate. Tanto diverse e tanto simili ad Ercole D'Andrea. Questa contraddizione la scioglierò in privato con loro, non voglio esplicitarla qui. Conosco il fratello, conoscevo il fratello, i nipoti. Conservo gelosamente una sua dedica sull'orto dei Libes che mi donò la sera del 20 aprile 1999 al termine del convegno in suo onore che avevo organizzato come direttore didattico e assessore alla cultura. Era il primo appuntamento tutte le volte che potevo fare qualcosa, chiamare lui. Un'amicizia antica e sincera, fatta di pochi colloqui e di tanti silenzi, e quindi ricca e autentica, come sono le cose non ostentate e non gridate. A volte i silenzi valgono più delle parole, e ce lo dice il poeta D'Andrea, perché consentono veramente lo scambio e la comunione. Laddove invece il parolare concitato che oggi tanto usa crea soltanto sordità e incomprensione. La mia conoscenza di D'Andrea si è andata affinando nel corso delle giornate in suo onore, non tante in verità, e la lettura non sempre ordinata, a volte estemporanea, delle sue liriche, da parte mia ovviamente, che si andavano accumulando nella mia biblioteca.
L'occasione di questo convegno mi ha costretto ad uno studio più completo e ordinato, ad integrare i documenti in mio possesso, a leggere e rileggere, a riflettere. Mi sono immerso in un viaggio nel mondo del poeta, tra le cose e le persone della sua esperienza, tra le sue motivazioni, i suoi problemi, le ansie, le angosce, le paure, le sofferenze, le certezze, nel suo mondo poetico e nel suo microcosmo, che stranamente mi sembravano non troppo diversi e non troppo lontani. In fondo, io non sono un poeta, ma forse siamo tutti poeti. Forse lo saremmo se riuscissimo a mettere d'accordo l'ozio e il negozio, a trovare un equilibrio. Lo sforzo di capire e comprendere il suo microcosmo mi ha aiutato a decifrare il mio. Ecco il miracolo della poesia. Ho molto apprezzato un rigo nell'invito, non so, forse l'ha fatto la signora. Il poeta ci aiuta a conoscerci, ha detto. Io sono perfettamente d'accordo. È effettivamente un'idea geniale. L'esperienza poetica è quel miracolo di concentrazione degli spiriti che aiuta a scoprire e scoprirsi, a leggere dentro, nei settori più interni e significativi di noi stessi. Oggi la mia conoscenza di Andrea, dalla parte della poesia, si è ampliata e per molti versi chiarita, ma un personaggio come lui merita una organica, completa e critica lettura e di conseguenza delle azioni che non possono attendere oltre. La città di Galatone deve ufficialmente adottare Ercole Ugo D'Andrea, espressione alta e genuina dell'arte e della cultura contemporanea. Deve diffonderne la personalità e l'opera. Deve dare concreta testimonianza della sua esistenza e della sua produzione. Penso a un centro studi in suo nome e a un nuovo articolato convegno che, con il contributo di quanti lo ebbero amico e conoscente, ne raccolsero testimonianze, col contributo di circoli culturali nei quali fece parte, degli uomini di cultura anche qui presenti, raccolga un congruo patrimonio di conoscenze che ci consenta di far luce in aspetti del suo sentire che ancora non sono pienamente compresi. Penso al gemellaggio tra le due città che composero il suo spazio domestico, Galatone e Civitella Fedele. Un gemellaggio che il poeta ha già consumato in una lirica ispirata alle donne Nicoletta e Adelina, nonna d'Abruzzo e nonna salentina. Gemellaggio necessario perché la sua immaginazione le abbracciava tutte e due le città. La famiglia, gli amici, l'intelligenza cittadina, chi lo conobbe ed ebbe modo di apprezzarlo, si sentano sodali in questa iniziativa, che è vantaggiosa non solo per il nome dell'Andrea, ma per l'intera città. Io dichiaro già da oggi la mia personale disponibilità a lavorare. Poeta è un mestiere come tanti, come occuparsi della vigna, dei campi, o sedere in un pubblico ufficio. Così si esprime d'Andrea, forse non è sincero. Nonostante cerchi di banalizzare il suo lavoro, dichiari di sentirsi inutile e sterile, ha considerato la poesia come la cosa più importante di sé, sua insopprimibile necessità. Fu poeta dall'infanzia e per tutta la vita. Fece dire ad uno dei suoi più illustri critici e amici: non fu mai bambino, con l'aggiunta che parimenti non sarà mai vecchio. D'Andrea, che secondo le testimonianze invece bambino lo fu, e nella forma più ortodossa, possedeva quella profonda e fine sensibilità, l'abito all'osservazione penetrante,
l'amore cristiano per le cose e le persone, che insieme ad un acuto spirito creativo dovevano fatalmente, necessariamente condurre la poesia. Poeta dello spazio domestico, mi preme sottolineare, non per delimitare uno spazio o trovare un limite al suo lavoro poetico, ma assegnare un carattere preciso, significativo, imposto dalla natura, una scelta naturale. Sicuramente la personalità di D'Andrea è molto complessa. Io mi ritrovo e ritrovo in lui soprattutto questo aspetto. Lo spazio domestico, espressione che titola una delle sue prime pubblicazioni, comprende ambienti, cose, esperienze e anzitutto persone. La sua città, la città del padre dove la famiglia trascorreva il periodo estivo, le persone e le cose d'Abruzzo e di Puglia, il primo amore, la casa che ci dice di essere costata tanti sacrifici, il melograno, la frontiera, la confettiera dei misteriosi 10 confetti, il fratello, la sorella, i nipoti, il padre e la madre. La casa in particolare, insieme di cose e di persone, sulla quale costantemente invoca l'ala protettiva della notte, del silenzio, dell'autunno, dell'amore, che accarezza con parole come chiusa, stretta, usa sempre questo lessico, vicini, è la metafora del rosario. Con i suoi grani stretti e vicini, gelosamente nascoste tra le mani di chi lo usa nella preghiera. Se dovrebbero leggere alcune cose, ma ragione di tempo non ce lo permetto. Comunque, leggere spazio domestico, leggere la casa, sono letture veramente importanti. Casa, spazi e ambienti egli non avrebbe mai voluto abbandonare, perché rappresentavano il suo mondo e il motivo primo e ultimo della sua poesia. Lo spazio domestico, che attraverso un ponte immaginario univa il Salento all'Abruzzo, dava rilievo e significato al fiorire del mandorlo, al rosseggiare del melograno, all'apparire dell'orologio nella piazza cittadina di Alfedena, al carretto che fende il buio della notte, alla pecora che si isola dal gregge per andare a beccare il sale dalle mani dei bambini, al vecchio dell'ospizio privo di presenze e affetti, ai bambini che cingono di chiasso la piazza e le strade. Ecco, lo spazio domestico, farsi poesia, ecco il contenuto della poesia. Lo spazio domestico è apparso a qualcuno limitato e limitante. Il maturo D'Andrea doveva cercare e tentare vie nuove, extra media, allargare il campo dell'ispirazione, cercare motivi più alti e universali. Ecco l'urgere della partenza. Si avverte nella lettura della poesia di D'Andrea un momento in cui la partenza, la libertà, il correre, il cambiare sembrano motivi dominanti. Dare linfa nuova alla poesia, conquistare la posizione più conveniente alla sua promettente ormai matura arte poetica. Ecco apparire l'immagine del volo, degli uccelli, del mare, a significare la necessità, forse la volontà di andare via, uscire, lasciare la domus, aprire il rosario. Le lacrime del padre, la madre che sembra l'addolorata, la partenza. Allora salpare, salpare, ma una patria per tornare. Dopo invece questa patria per tornare comincia quasi a scomparire. Ora ogni giorno vuole vedere il mare. La madre racconta, ma il figlio vuole vedere il mare. Anche qui ci sarebbe da leggere. Se prima partenza e ritorno sembrano di necessità legati, in un secondo momento prevale solo la voglia di andare via, di cambiare. Scopre ben presto però che il mare, i luoghi, le persone, le nuove città, gli amici, pure a lui cari, pure per lui importanti, non sono il suo mare, i suoi luoghi, le sue persone. Qui raccomando la lettura di una critica, Il treno, e dall'esperienza del ritorno trae forse il convincimento che i nuovi più prestigiosi traguardi per la sua vita di poeta
l'esigenza dell'extra menia, il tutto, l'universalità, verso cui insistentemente si è sentito spingere e che forse per un momento ebbero significato anche per lui, non possono condizionargli le scelte e la vocazione, e che le sue più autentiche motivazioni hanno piena dignità e forza di poesia. Scopre probabilmente che l'universalità non è data dall'ampiezza materiale dei luoghi e dei problemi, quanto piuttosto dallo spessore e dall'intensità del sentire, e che gli oggetti, le cose, il suo mare, il suo cielo, le pecore, i pastori, il melograno, gli elementi della sua confettiera possono valere più di tante ricerche lontane. Negli anni della maturità, D'Andrea scopre forse che quella sintesi a priori, il poeta è una specie di sintesi a priori, fa pensare questo verso, il poeta la può rendere attraverso l'universalizzazione delle cose e delle esperienze alle quali sempre si è sentito legato. Ritorna agli ambienti più cari, allo spazio domestico, alla felice infanzia. D'Andrea, come detto, fu poeta molto presto, ma visse un'infanzia, abbiamo detto, perfettamente normale. Era addirittura un monello, mi dice la sorella, e mi conferma che ebbe modo di conoscerlo da vicino. Giocava al pallone, rompeva i vetri delle finestre, rubava la frutta ancora acerba. Amava molto la città nativa del padre, Cividella Alfedena, nel bel mezzo del Parco Nazionale d'Abruzzo, anche perché per lui significava l'estate, la libertà, la famiglia unita, il riunificarsi della famiglia, il primo amore. L'infanzia passa fra Galatone e Cividella in luoghi rispettivamente dello studio e della spensieratezza, entrambi significativi perché riscaldati dagli affetti di una famiglia sana e unita. L'infanzia felice, spensierata, vitale, calda di affetti, è dal poeta mitizzata sino a rappresentare la vita vera, creativa, piena. Se l'infanzia è la metafora della compiutezza, la malattia è il segno della finitezza e della precarietà. E il poeta fa l'esperienza della malattia. L'infanzia passa presto, dietro l'accelerazione imposta dalle tristi vicende della vita, e con essa se ne vanno le corse pazze, i vetri rotti, i fuochi e le nostalgie d'amore, le certezze, s'affacciano invece i contrasti. Sanità e sofferenza, vita e morte, pienezza e assenza, angoscia, timore che venga meno il calore rassicurante dello spazio domestico, che vengano a mancare ad uno quei preziosi pezzi della confettiera. I momenti felici perdono la loro completezza e diventano soste, attese, vigilie di qualcosa che non si vorrebbe che accadesse e che purtuttavia è fatale che avvenga. Forse qualcosa sta per accadere, di molto finale, o nulla. Io appunto questa attesa. Queste sensazioni nel momento in cui è felice, in cui è sereno. Quanto più è dolce e piena la vita, tanto più si presenta quell'angoscia a ricordarci la finitezza di tutto e di noi in quel tutto. Si affina il sentimento di tristezza, di limite, di morte. S'affaccia l'autunno come stagione di questo vivere, l'inverno. Scopre il tempo, terribile dimensione del nostro vivere, che è insensibile alle persone e alle cose, va avanti. Non si ferma, procede implacabilmente, non curante di noi, nonostante noi. Quel tempo che si vede nelle cose e nelle persone, che si fanno più aride, gialle, pallide. Il tempo gli toglie il padre, verso cui conserverà un caro ricordo dei felici periodi dell'infanzia. Le passeggiate ai cappuccini, i lupini e le nocciole alla festa, gli accurati incoraggiamenti. Forse qualche comprensibile rimprovero per il protrarsi degli anni dello studio e della sistemazione. Quel padre che tanto su lui aveva investito e verso il quale dichiara di sentire acuto il rimorso per non essere stato pari alle sue attese e alle sue speranze. Il tempo gli toglie il fratello buono.
cui si sentiva tanto legato. Il tempo minaccia la persona più cara, la madre, sempre più bianca, più stanca. Ai fratelli dedica una poesia e alcune raccolte, a Rita e a Aurelio dedica una poesia. Vivi nel resto dei figli, però vedete, le poesie alle altre persone sono sempre un pretesto per parlare della madre, sempre. Anche le persone a cui è dedicata la poesia diventano comparse. Vivi nel resto dei figli, uno il più buono ha visitato il mondo e si è ammogliato, l'altra è una specie di formica e le ha dato i nipoti. Me, il più delicato e disutile, ma si è perdito già nella sua grazia. Il soggetto è sempre lei. Le dediche sono sempre per i familiari. Significativo che li comprenda tutti quando pensa di lasciare il contesto familiare per affrontare nuove e diversi lidi. Tante sono le poesie al padre, sicuramente figura importante e centrale nella sua formazione e nel suo animo. Persona fatta della stessa sostanza della terra che gli diede i natali, guida sicura e coerente all'interno dello spazio domestico e presenza attiva nelle liriche che scrive dopo la sua morte. Quello che non mi perdono sono le lacrime che ti feci piangere, vivente. Salto un rigo soltanto in una lirica. Dopo che ci facesti il torto di morire, sei infittivo il monologo. Molto fine questa poesia, Vigilia. Torna felice il tempo della rosa, la madre è serena, il soggetto è sempre la madre, la casa riposa. Padre che talvolta mi compare in sogno, triste, malato, sorridente e fiero, Mary intenerivano contrade, noi stavamo in contrada Cappuccini, mi comprai una tasca di lupini sotto porta San Sebastiano e poi verso unico risalivamo piano. Qui vuole fermare, no? Immaginate il padre e figlio per mano che risiedevano lentamente. La madre, figura centrale nell'esistenza di Ercole d'Andrea, vero e principale, forse unico motivo della sua ispirazione. Abbiamo detto che è il soggetto di qualunque suo componimento. Io avrei da raccontare un aneddoto, però forse è bene saltarlo, me l'ha raccontato Rita, mi ha fatto conoscere un episodio di quando la madre si scaglia contro un cocciuto SS che non voleva far passare lei e i tre bambini che, al famiglione che andava verso Pescasseno, ripeto, verso Pescasseno. Cioè questa donna si presenta come una donna forte, energica, protettiva, quindi immaginate, avrà lasciato sicuramente un'impronta anche in questo episodio nella mente del bambino. La figura della madre nel corso degli anni e nelle varie liriche resta centrale, ineludibile per delineare lo spazio domestico, il mondo spirituale del poeta. Donna forte, laboriosa, che ha sempre qualcosa da fare, che ha un pensiero per tutti, che soffre per tutti e che sa trovare le parole giuste per rasserenare, comprendere, giustificare. Donna pratica, tutta per gli altri, che per sé non ha cura né attenzione. Presenza pesante, consistente, è la classica donna del sud. Nata per dare, per donare, per donarsi. È l'opposto del poeta. Lei a lavorare, lui ad oziare. Lei presente, lui assente. Lei, almeno così la vede lui, eh? Lei loquace, lui silenzioso. Lei importante, lui inutile. Mia madre ed io, dentro l'autunno. Io nell'ignoranza, lei una rigorosa povertà. Io nell'indifferenza, lei caritativa. Io con ironia, lei con fede. La madre, che pure è una donna di cultura e che ha degnamente onorato la professore docente fino all'ultimo giorno di attività, conserva quella semplicità negli atti, la spontaneità nel donarsi che sono tipiche delle persone umili e spontanee, laddove il poeta avverte in sé arroganza e presunzione per studi e per cultura. La madre è pregna di fede, lui schiavo dell'ironia e della supponenza. Splendidi ritratti che ci fa di questa donna nell'esercizio del suo vivere quotidiano, nel suo mettere a bagno i ceci, nel muoversi da un posto all'altro a creare ordine e armonia,
pensare a tutti, alle cose e alle persone, ai vivi e ai morti, a trovare il tempo di rasserenare gli animi in guerra, a consolare chi sembra insofferente dello spazio domestico, a giustificare il mestiere di poeta a chi sente il peso di un'attività forse sterile. Non c'è chi non veda in questo ritratto di donna la propria madre, la moglie. La donna, elemento centrale della famiglia e della vita domestica. Una donna che forse va progressivamente scomparendo col mutare dei tempi, ma che qui nel nostro Salento, nel sud, resta come un modello che resiste. Ha chiuso la sua giornata operosa, ha rinnovato la lampada, questo rinnovare la lampada, no? Lo diciamo anche in dialetto, fiori freschi davanti ai morti in cordicette scure. Paziente, laboriosa, stanca, sbiadita, segnata dal tempo, vera donna del sud. Tenera e forte, attiva, volitiva, affettuosa, concreta. De se sentè, non so pronunciare bene il francese. Invece mia madre è la Lucia Porro Garbandos. Cioè, io sono nato per l'ozio, lei per il negozio. Perché i genitori rappresentano la vita, far quadrare i conti, portare avanti la casa. La madre mette a bagno i ceci, arde la stufa, si sfoglia la rosa di novembre, l'autunno declina e gli anni vieni. Ma mi innamora questa vita, immobile e serena. Ecco la vita che ama Ercole. Immobile e serena, il nemico è il tempo. La pazienza di Monda, madre, vorrei dirti parole come il Dio vuole. Una coroncina di parole strette, vedete, una coroncina di parole strette. Il tema della chiusura, della confettiera, del giardino, della casa, del guscio, quest'ala protettiva di un qualcosa che ci chiude dentro, è un'immagine che ricorre spesso e che lui destina sempre alle cose che gli sono particolarmente care. Una coroncina di parole strette come le poste del rosario, della tua giornata faticata, mentre un attimo ti riposi in cucina, già ripigliato, metti i ceci al bagno per la mattina e ingiallisci come un autunno. Madre, lieve stormisci per figli malandi, ma sempre ti dai pace per poca brace che copri sotto la cenere degli anni. Sempre rifiorisci, la pazienza ti monda e ti fai bella la casa e l'anima. C'è un'altra mamma di latte di cielo che supero. La donna della sua poesia non è più sua madre, è la madre. Resa dalla poesia una donna universale, la donna. Questo processo di universalizzazione io lo colgo. Ma il processo di universalizzazione della madre non si ferma qui. Questa donna, segnata dal tempo e dagli anni, non deve morire. Può morire un angelo? Si chiede il poeta in una sua lirica. La madre porta la vita dove c'è la morte. E la vita è essa stessa. Guardate questo passaggio, secondo me è forte. In tante liriche vediamo la madre sempre dietro il sole, dietro l'arcobaleno. In una poesia giovanile si legge: che ci fa una lumachina chiusa, tenera, bianca, sulla stanca cornice di un morto familiare? Che ci fa la vita accanto sulla morte? È dovuta scivolare dal mazzo di fiori freschi che mia madre ha composto, andare sino a quella sbiadita eternità. Eppure anche l'angelo gli sarà torto e per qualche tempo per il poeta sarà spenta la vena poetica, forse anche la volontà di lottare e di vivere. L'autunno si fa inverno nero e tetro, ma non si affievolisce la presenza di questa madre, che non si percepisce più come creatura terrena e che è sempre presente accanto al figlio con la sua pungente nostalgia, anche nei momenti che dovrebbero essere lieti, come accade in occasione di un matrimonio, con la famiglia e gli amici tutti riuniti a festeggiare. Si è ricomposto lo spazio domestico? Pensate al matrimonio, tante cose, eccetera, eccetera? No, c'è l'assenza. C'è l'assenza. Se voi vedete il nostro Mediterraneo, dedicato a Elena, è una lirica di due strofe, una lunghissima, l'altra di due parole. Non c'è rapporto.
perché qua si parla del sequestro, c'è stelle come cornucopia, abbondanza, eccetera, tutto questo, felici, lo sposo è bellissimo, la sposa è altrettanto, eccetera, eccetera, ma tu non c'eri. Ecco il punto. Si è ricomposto lo spazio domestico? No, c'è l'assenza. I nozze mediterranei composte in occasione della dorata nipote Elena, il motivo principale resta lei, la sua assenza, in un lapidario densissimo verso, ma tu non c'eri. Perché questi ingiustificati confini? Ecco come cosa comincia a chiedersi D'Andrea. Perché questi ingiustificati confini tra vita e morte? Perché questa guerra tra vita e morte? È inconcepibile questa guerra, aveva detto in alcune liriche. Non esista dunque la morte, non esista la vita, non ci sono né vivi né morti, altrimenti cosa staremmo a fare qua? Nell'orto dei Limes. Madre mia, primo ricordo e ultimo sulla terra, madre, non morire più. Che significa? Madre, non morire più. Quale significato dare a questa drammatica invocazione? Importante mi sembra lo scorrimento delle 51 poste di Rosario Ultimo. Credo che sia una lirica che vada letta con molta, con molta, con molta attenzione. Tutte 51 poste, sembrano 51 poste di un rosario, da adesso l'ho chiamato Rosario Ultimo. Dove forse va ricercato il senso della sua sintesi a priori, questa madre è viva e trepida per il poeta. Conosce il suo strazio e la vuotezza del suo animo. È ancora accanto a lui e per lui si prodiga. Gli ha trovato un'altra guida, un secondo angelo sulla terra, che gli rinfocoli il gusto di vivere e di scrivere ancora. Quest'angelo è la moglie Silvana, alla quale, dopo aver dedicato gli ultimi lavori, sono tutti dedicati a lei, dedica queste splendide parole che vanno incorniciate, che basterebbero a giustificare il perché noi dobbiamo essere riconoscenti a quella terra, che riprendono il senso del caldo, tenero abbraccio che ha dedicato alle cose e persone più care. Queste non sono versi, sono carezze. Io poi, che ne so del mondo, del fuoco sottile della conoscenza, lo chiedo saper, tranne della piccola donna a cui mai affidato madre, la piccola Silvana, la colpevole, la grecotta, che mi trasmette la volontà di vivere e mi rassicura. La nuova donna della sua poesia è Silvana, ora custode gelosa dell'opera del marito. Cara signora Silvana, a te ti è affidato l'importante compito di raccogliere e conservare quanto è stato scritto e detto, di divulgare il prezioso patrimonio di cultura e di arte, di dare avvio, di dare là a quelle azioni necessarie ad assegnare al poeta il posto che gli compete nella cultura salentina e nazionale.